Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Potrebbero essere questi i titoli dei nuovi capitoli Pokémon attesi su Switch entro la fine dell'anno nella consueta doppia versione, almeno stando a un clamoroso leak uscito nelle ultime ore. La voce arriva dal solito 4chan, la community dove nascono falsi di ogni tipo ma che, di tanto in tanto, molto di rado in realtà, riesce a fornire anche qualche notizia reale. Stavolta un utente che si firma RealLeaks ! Più una serie di lettere a caso ha accompagnato i nomi dei due giochi con un logo di buona fattura, tanto che Jeans Club, la nota insider conosciuta anche come Cresselia e Lavandula, gli ha subito concesso il beneficio del dubbio. Il testo infatti è scritto correttamente in giapponese e sembrerebbe essere davvero opera di un professionista del settore. Ovviamente l'immagine da sola non sarebbe bastata a dare visibilità al tweet ed è a questo punto che sono arrivati tutta una serie di indizi e coincidenze. Il sito ufficiale giapponese di Pokémon, per esempio, ha messo due nuovi modelli in 3D proprio di Eevee e Pikachu nella sezione statistiche del brand. L'account Twitter PixelPar ha reso invece visibile un video caricato ben 3 settimane fa su Vimeo, dove spiegava tutta una serie di indizi che avrebbero dovuto richiamare proprio il titolo dei due nuovi giochi nei suoi tweet degli ultimi 30 giorni. E soprattutto è arrivata la registrazione dei domini PokemonLetsGoPikachu.com e PokemonLetsGoEevee.com ad opera di CSC, un'azienda prestanome che già in passato ha collaborato con Nintendo per il sito ufficiale. Nel solito clima di caccia alla più piccola conferma hanno assunto nuovo significato persino tanti tweet degli ultimi mesi. È il caso per esempio dei post di Junichi Masuda, uno dei fondatori di Game Freak che in più di un'occasione aveva mostrato insieme dei peluche di Pikachu e Eevee. Anche se va ancora preso tutto con le pinze, è quindi probabile che i nuovi titoli della serie Pokémon siano proprio Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Ma ciò significa che potrebbe essere vera anche la voce che voleva l'arrivo di una sorta di remake di Pokémon Giallo nel 2018, ovvero proprio nell'anno del 20° anniversario del gioco? E vista la presenza del sottotitolo Let's Go, possiamo aspettarci davvero una qualche integrazione con Pokémon Go come si era ipotizzato negli ultimi mesi? È davvero ancora troppo presto per dirlo, ma potremmo essere vicini ad avere finalmente delle informazioni ufficiali. Infatti, alcuni insider scommettono che proprio entro la fine di maggio arriverà la tanto attesa presentazione dei nuovi giochi Pokémon per Nintendo Switch.